Domani Pedulla dalle 14. Chi è pronto di noi? Allora, 11 giocatori. Non vi chiedo quanto lo abbiamo pagato, se no diventa un bordello. Metto grande chi parla così in maniera tale che ci possiamo fare una clip. E nulla. Vai, Ale, i tuoi 11 della Fiorentina. Formazione titolare che farei io. Bravo, Guarda, ti dico bravo. quella del cattomercato. Allora, in porta devi anche scriverlo con la cosa. Carne No, 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 vai, vai, vai tu, poi facciamo la clip, vai tu. secchi in porta. Dodò terzino destro, difesa Igor quarta, chiamatemi pazzo, ma io voglio quella lì. Terzino sinistro Biraghi. Ritornerei al 4-3-3, quindi centrocampo a 3 con Arthur, vertice basso dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto da rigenerare. Come mezzali metto Kjaergaard del Salisburgo a sinistra e Castrovilli come mezzala destra. Attacco con Scamacca centravanti, Nico e Ikoné. Chi vuole andare? Ci sono. Allora, Vicario in porta, terzino sinistro Biraghi, difensori centrali Becao e Milenkovic, terzino destro Dodò, quindi un 4-2-3-1. Davanti alla difesa Maxim Lopez e Wallace, sempre dell'Udinese, tre quarti composta da Nico Gonzalez a sinistra, Zaniolo trequartista, Berardi a destra, punta Nzola. Chi vuole andare? Ce l'ho io, Fla, se tu vuoi. Vai. Allora, anch'io ritornerei al 4-3-3, in porta Vicario, a sinistra Biraghi. Io riconfermerei tutta la titolare in difesa, quindi quarta Milenkovic e Dodò. Mediano metterei Lopez e Arrivo già, fai tu. mezzali Rovella e Castrovilli. E come tre punte, cioè comunque due esterni d'attacco e la punta, Gonzalez a sinistra, Berardi a destra e Cabral prima punta. Ragazzi, non mi smuovete, non mi smuovete quest'uomo, non me lo Ai, ai. smuovete, non me lo Ragazzi, non lo smuovete. so, io non lo so, io non lo so. Allora, aiuto. Allora, Rendimi orgoglioso. in porta Vicario, Dodò, Milenkovic, quarta. Biraghi in difesa, perché i difensori in questo momento non mi vengono e non ci ho sbatto. Centrocampo. Centrocampo cazzuto. Koné del Borussia Mönchengladbach, Castrovilli e Maxim Lopez. Davanti Nico Gonzalez. Berardi e... ma qui mi ci Dai, vuole la dillo. punta però, ragazzi. Dai, dillo, dillo. Te lo vuoi dire? Dai, Lo dirò. dillo, basta, Non stiamo lo dirò, aspettando. non lo dirò, non lo Lo dirò, vuoi non lo dirò. dire? Io il No. sogno di mercato è uno solo, Dillo, che si dillo, dillo. chiama Luca Toni. Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo doveva dire. Solo io ho fatto una formazione plausibile per l'anno prossimo con tre nomi nuovi belli, perché comunque ho messo Vicario, Lopez, no, ho messo quattro, ho detto anche Rovella Anch'io ne ho messi e tre. Berardi. Anch'io ne ho Io messi tre. Maxi Lopez l'ho messo anch'io perché io Lopez penso si metterebbe tutti. come regista voglio lui. Io E Maxim Lopez lo io metterei solo nel 4-2-3-1 come ha fatto Giacomo, cioè lo metterei solo se a fianco c'è uno potente fisicamente, perché a metterlo bello vertice sodo. basso, sì, Guardate, io vi metterlo dico la vertice verità. basso da solo è un po' un rischio. Ho cambiato la mia idea da 4-3-3 lineare d'italiano a 4-2-3-1 perché il mio 4-3-3 iniziale era sempre Vicario, Dodò, Becao, Milenkovic, Biraghi, Maxim Lopez, Hjulmand, Dominguez, Berardi, Nzola e Nico. Però a me piace l'idea di avere accanto già Wallace, gliel'avevo detto un mesetto fa, qualche settimana fa gliel'avevo detto. Però secondo me il bestione però educato in mezzo al campo ci vuole, quindi un Wallace,
uno Hjulmand, Holmes, uno educato, insomma, figlia un giallo a partita, però insomma. no, educato in quanto piedi, sto dicendo. Ah, no, no, va Cioè, bene, no, quello sì, pensavo educato a suoni legnati. vabbè, però dipende quanto è il budget, perché se il budget è un Capito? È tipo, quello, perché anch'io avrei fatto se no una squadra da perché capo. se no Io ho ragazzi, che si fatto. vince la Champions? Cioè, Allora, no, c'è vabbè, da. ma sono state tutte abbastanza nel budget, Sì, l'unica. non si è detto De Bruyne, Gundogan e questa gente No, qua. la mia il budget l'unico lo plus è sfondi. stato Zaniolo, magari, però Ma anche l'unica un po' più Pirag. pesante è stata la sua, però credo che presupponga anche Però cessioni abbastanza comunque, pesanti. esatto, cioè, partiamo dal presupposto Ragazzi, che si ma parla di la mia Morata. host ha il doppio della quella di Jack. Ma infatti, Sì, ma cioè, anche il triplo, ragazzi, penso. la mia esempio, sfondi proprio. buttandola lì, Wallace, se tu lo vuoi andare a comprare, quanto tu spendi? Buttandola lì, Per a me è casaccio. 18-20, Un 17-17 ventino, un ventino. Quindi magari a 15-16 ci arrivi, Maxime Lopez si parla di 15 milioni d'euro, Dominguez 15-18 milioni d'euro, Berardi non si va sopra i 20, ma non si va No. neanche sopra i 18 inserendo contropartite tecniche. Un Ma uguale Musoala, anche Vicario in porta, non lo va a Vicario, pagare più di 20. no, ma no, non lo paghi neanche più di 17 No, no, sì, Vicario. era per dire, cioè nel senso anche uno a esagerare, comunque un Vicario, portiere, eh. Vicario, vai dall'Empoli, fai un obbligo di riscatto all'anno prossimo, però quest'anno io ti regalo Terracciano e Kwame, ok? Te li regalo, mi dai Vicario e lo pago tra 2 anni, faccio per dire, diviso, lo puoi fare, Queste cioè. formule bellissime che un po' mi mancano effettivamente, invece di prendere i giocatori subito. Ma lo Cioè, fanno un... tutti. Ti dico la mia? Vai, Vai, vai. sì, Natale. Allora. Voglio vedere che tiriamo fuori. Già sto ridendo. Allora, Vicario in porta. Difesa a 4, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi. I tre di centrocampo, Parades, Hjulmand, Castrovilli, Berardi, Nico, Retegui. No, Retegui punta. Allora, Ma aspetta, 4-2-3-1 o 4-3-3? Cambia ruolo. 4-3-3. Vabbè, perché All'italiana. avere Hjulmand e Paredes, cioè Hjulmand sarebbe mezzala nel 4-3-3. Sì, no, io l'ho pensata come 4-3-3, cioè come Però Paredes comunque davanti sono alla sinistra. Hjulmand, Dominguez, No, Wallace, io anche se perché ho messo, Dimitri. perché per esempio io ho messo, perché qualcuno dice sì, Flavio, Berardi, Hjulmand, Vicario, quanti soldi spendi, vero? Ma se avete notato, la mia difesa è Ranieri titolare. Cioè, perché Ranieri titolare? Perché se spendi per Hjulmand, per Vicario, per Berardi e per Retegui, non è che potevo mettere anche in difesa Senesi. Ma ragazzi, ve lo chiedo a voi, che è un'idea che ho avuto io. Ma l'idea di rigenerare Arthur facendoselo dare in prestito per un anno con diritto di riscatto è balzana, secondo voi? Quello della Juventus. Allora, ti faccio io una domanda e te la faccio da un grandissimo estimatore di Arthur. Perché nell'ultimo anno sto ragazzo non ha visto campo a Liverpool? No, non ha visto campo che si è fatto panchina. Lui ha fatto L'ha proprio poco la squadra visto. B. A me questa roba qui. Magari è stato un parcheggio di comodo. Perché io il giocatore che vedevo a Barcellona, vederlo in queste condizioni qua di aggredibilità, mi farebbe voglia di portarcelo a Però casa e. detto tra me e te, Catto, l'idea che hai è anche giusta, perché comunque se lo guardi in ottica Barcellona, capacità di visione di gioco, movimento, ne aveva tantissime di qualità. Il problema si torna lì. Un Se attimo, devo prendere. scusami Jack. Allora, a Mister Pandolfo non ha preso bene la pubblicità. Abbonatevi, ragazzi, che è un modo Con Prime è Ah, non avevo gratis. capito, ora ho Vabbè, ma cosa capito. vuoi? Scusa, vuoi la botte piena, la moglie ubriaca, non ho Ho capito, capito. non è che siamo a distribuire chinotti No, qui, voglio ragazzo, dire. è importante per noi sostenerci anche perché se È già Jack andato via, non ha sentito la No, risposta, Jack, è già.
Ah, no, è vero. Prossima volta ne mettiamo 6, va bene. A parte che non decidiamo noi, però ragazzi, per avere Pedulla, per avere tutto l'organizzazione, ci servono i soldi, quindi abbonatevi. A noi non ci arriva un cazzo di niente. Ecco, lui si fida di bischeri ai massimo. Bravo. Però mi ha fatto troppo ridere. Stavi dicendo, Jack, scusa. Oh, aspetta. E su Arthur. Dice su Arthur è giusto, però si torna lì, cazzo, andiamo a prendere una sicurezza, cioè te mi dirai, ho capito già, ma non puoi parlare di sicurezza Maxime Lopez, ho capito, ma il lancio di 50 metri, ho capito il tuo discorso, se devo prendere uno che poi, a me piace l'idea, te lo dico sinceramente, però è una minestra riscaldata, che magari però quella minestra riscaldata a fine stagione non ti rimane indigesta e ti va bene, ma magari ti rimane indigesta. A quel punto mi vado a prendere... ancora, Jack, ma il nostro mecenate, il nostro falco, possiamo dirlo così, Mortenera, ha regalato un abbonamento a Mr. Pandolfo. Mr. Pandolfo stasera. E Mr. Pandolfo ha detto: io sono già abbonato di gatto, giustamente. Ah, allora scusa, ritiro, tu hai fatto bene a lamentarti. Dice, ma te ne devo pagare, se no mi tocca andare a lavorare per pagare gli abbonamenti. Giusto. Cioè, capito, grande Mortenera che la regala. Capito, vai, Ale? Cioè, la minestra riscaldata magari non ti rimane indigesta, ma se ti rimane indigesta l'anno prossimo sei di nuovo punto a capo. A quel diciamo che più che una minestra riscaldata è un rischio, effettivamente. Cioè, un rischio di fare un Gollini 2.0. Questo è stato un anno senza giocare, sembrava una certezza, e poi hai visto che schifo, che merda, capito? Cioè, però metti che ti renda, metti che cazzo lo riporti con Italiano al livello che era che acquisisce voglia di giocare, okay. Che dice per un anno, faccio vedere a tutti cazzo ti chiedano 15 milioni d'euro, 18 milioni d'euro, ma di chi sta parlando? 7 milioni di chi sta parlando? Sempre di Arthur. Ma Arthur, no, a parte su Arthur, che ne pensate voi? E parto da te, Ale, perché su questo ne abbiamo già parlato un po'. Su Retegui, tra l'altro è un nome che ha fatto tutto il mercato web. Ma allora io di Retegui ho paura che sia un attaccante un po' limitato per quello che la nostra prima punta deve fare. Cioè io quando mi immagino un attaccante per la Fiorentina, mi immagino un Vlahovic, mi immagino un Milik, un Giroud, cioè uno che sia molto alto, che abbia senso del gol, ma al contempo lavori anche per la squadra facendo spizzate così. Retegui mi sembra più uno che può andare bene in un attacco a due punte, dove lui da brevi linee o tutto sommato lo lasci in area e fa gol. Uno alla Piontek, alla Icardi, così. Capito? Se l'anno prossimo mi arriva Italiano e mi dice voglio giocare con due punte, Jovic e Retegui, gli dico ok. Sì. Se mi vuoi giocare come centravanti e come quello che mi dice voglio mettere DA della Salernitana, riscattato, ex Villarreal, bravo, come punta ci si mette le mani nei capelli un'altra volta, ragazzi, si fa un altro anno a moccolare a dire chi è meno peggio dei due, cioè, esatto. Capito? Io su questa puntatina qui pure chi vuol per commentare. Poi onestamente vi dico anche un'altra cosa, io personalmente ai giocatori che piacciono a Mancini starei un po' attento, perché guarda caso tutti i giocatori che piacciono a Mancini a me fanno abbastanza così, non è che mi entusiasmino, quindi ho già un brutto rapporto di base, però condivido molto di quello che ha detto il buon Garbin su De Ketelaere a fare cosa, scusa. No, ma più che altro non sono upgrade, ragazzi, cioè noi bisogna vederla anche in ottica upgrade della squadra, cioè nel senso non è che tu vai a cambiare uno, cioè anche per esempio Retegui vai a cambiare o Cabral o Jovic, magari per Retegui, capito? Aspetta, Retegui non scalda il cuore, è anche vero che oggi, ma questo io sono limitato, non sono bravo come Catto ed Ema da questo punto di vista, io non ho una conoscenza dei calciatori così tanto internazionale e quindi non so effettivamente che nomi potrebbero andare bene per il nostro attacco. Ho detto Retegui perché tra quelli che sono stati fatti per me, a me non dispiacerebbe, però Retegui è meglio di Cabral, è meglio di Jovic, cioè non penso, secondo te almeno di 7 gol in Serie A Retegui,
Ma allora, quest'anno fa, secondo me, è difficile fare un paragone, perché effettivamente è stato un anno molto particolare, eh? Cioè non c'è mai stato il vero attaccante, si sono divisi i gol entrambi, c'era un momento che faceva schifo uno, l'era un po' meglio dell'altro, quindi quest'anno secondo me è proprio quasi da scartare, ma quasi. Secondo me è un giocatore che non fa Vlahovic, però non fa neanche 7 gol, però ti devo dire, a sto punto non dico, se proprio devo sostituirlo prendo Dia, però cioè nel senso, a me non mi entusiasma Retegui. Ragazzi, cioè, vi entusiasma... faccio un esempio. Vai, sì. Scusa. No, io ti dicevo, a me entusiasma più un attaccante, una punta vera. Io l'altra volta ve lo facevo come esempio Zapata, poi tanti dicono è finito, è bollito, non c'ha più banane, tutte ste menate. A me, se domani arriva... Io poi... ma io ti amo, perché l'altra volta tu mi hai fatto sto nome, Alexander Mitrovic. Io lo voglio, era un anno e mezzo che ci pensavo, non mi era sfuggito di mente. Ragazzi, questo ha portato il Fulham, che poi tra l'altro non ha giocato metà stagione, ha fatto 15-16 gol, ha portato il Fulham a metà classifica. Il Fulham, che allora, è come se da noi arriva la Cremonese nona, per capirsi. Però no, io guarda, Fulham nettamente più forte, che il Fulham ha dei buonissimi giocatori, tipo Paligna, cioè è gente che a portarla in Italia, forse manco il Milan e la Juve. Premier è diversa, Ale, eh? La Premier, no, anche le squadre che vanno però, giù sono più forti di diverse in metà classifica nostre. Però il Fulham ha preso dei signori giocatori, e io credo che se tu vai dal Fulham a chiedergli Mitrovic, meno di 30-35 milioni di euro non ti chiedono. Sono d'accordo. Valore di mercato 25. Poi su Retegui vi faccio un esempio. Anche Piontek, quando venne da noi in quella seconda parte di stagione lì, non si può dire che abbia fatto pochi gol, cioè i suoi gol li ha fatti, la porta la vedeva. Però sono quegli attaccanti lì che sono bravi davanti alla porta, magari che sentono il gol, però non hanno la capacità di interpretare il ruolo, dialogare con la squadra anche. Come ad esempio, lo so che sembrerà assurdo, come ad esempio nel suo essere medio man, come può fare Cabral. Se uniamo la capacità che ha avuto in questi ultimi mesi Cabral di giocare fuori dall'area di rigore, spalle alla porta, e in più ne imbuzza qualcuno in più, se troviamo una tipologia di questo giocatore qui, si parla già di altro, si parla. Comunque ragazzi, vabbè, a parte il meme, per me lei è il mio pupillo appunto in generale, quindi sono di parte, ma vi farebbe davvero schifo vedere un altro anno con Cabral titolare? Cioè, sì. Proprio una roba tremenda. Me, preferisco giocare con il falso 9. Per me, cioè, secondo voi sarebbe un reparto per forza da migliorare rispetto ad altri? Sì, porca puttana. Io Cabral non mi ha mai scaldato. Cabral e Jovic il prossimo anno non possono partire titolare, se no mi faccio incatenare al centro sportivo. Perché Jovic deve essere la prima scelta. Se tu parti la stagione con uno dei due titolari, mi faccio incatenare al centro, perché quest'anno i problemi della Fiorentina sono... Ecco, c'è qualcuno che dice non faccio nemmeno l'abbonamento ad Azzurro. Cioè, quest'anno i problemi della Fiorentina sono stati l'attaccante, che non facevamo gol. Quindi se il sarà prossimo... che è arrivato, vai. No, dico, sarà che è arrivato subito dopo Vlahovic, però a me non ha mai preso Cabral, vi dico. Ha un modo tutto suo di interpretare il ruolo, ti fa una partita Ha imparato a giocare in un certo modo come richiede l'allenatore, però a me ragazzi tutto sto schifo da... No, ma guarda Lore, io prendo sempre ad esempio la finale di Coppa Italia contro l'Inter, sì, dove non ha fatto una bella partita. Ma mi fate sempre questo esempio di una partita che ha padellato. È solo uno l'esempio da fare. La Fiorentina deve arrivare fra le prime 6 squadre. Mi trovi nelle prime 7 squadre di Serie A dove gioca a titolare Cabral? Alla Roma. Ad oggi, alla Roma, perché si è fatto e forse, e ti devo dire,
con l'andamento annuale di Giroud, forse anche al Milan. Sì, perché Cavani è meno di Giroud, si pare, ragazzi. Perché Giroud ha fatto 14 gol. Giroud, ragazzi, c'ha 40 anni e non tiene più il campo. Oh, vedrai, ragazzi, oh, è un dato di fatto. Cioè, mi senso. Io, ragazzi, se per sé uno... quando ragazzi, vi parlo... Giroud quest'anno ha giocato, ha fatto una stagione al di sotto e ha fatto 13-14 gol. Vabbè, capito, però è un giocatore che passano gli anni e non c'è più banane poi, Ragazzi, contate il lavoro in Bologna, zio cantante. Poi conta, oh, conta ragazzi, che lavoro fa Giroud per la squadra. Conta i movimenti che fa Giroud e la qualità dei suoi movimenti per gli altri con quelli che ti fa o non ti fa Cabral. Allora, io facevo esempio, ovviamente non sono due attaccanti a livello di caratura minimamente paragonabili, sono d'accordo, perché Giroud, ragazzi, è proprio di un'altra categoria e c'ha una serie di un palmarès e non finisce più. Però a è parte il miglior marcatore della Francia, se non sbaglio. Benissimo, però c'ha 40 anni, quindi non c'ha più banane. E l'attaccante il Milan non c'ha più attaccanti, non ce li ha mai avuti neanche quest'anno. È meraviglioso, quindi, perché io sono una persona molto io nella vita sono una persona molto serena. Cioè me ne puoi dire di tutti i colori, io resto sempre sulle ma qui in live, ragazzi, mi fate sentire certe robe che impazzisco. Cioè, per me ragazzi, allora guarda, posso ti spengo, guarda. Io estimatore di Jovic numero uno, Giroud in finale quel colpo di testa me lo ficca in porta e si va a vincere la coppa 100%, grandi successi RTL 125, arrivederci. Ma quello penso e comunque tutti i nomi che avete fatto per l'attacco proposti mi fan cagare, per me quelli non sono nomi da attaccante per la Fiorentina, perché sono attaccanti mediocri scarsi. Per me il problema è primo all'ultimo, se volevi fare sotto qualità serve un attaccante forte, punto. Ecco. Un'altra pippa e sugo. No, ragazzi, non è un attaccante da Fiorentina, no. Se lo metti palla a terra, gioca perfettamente. Noi non si gioca palla a terra con la punta, bambini miei. Ma Jack, ma non si muove lui, lo devi mandare in profondità. Cioè, lo stesso discorso di Cabral. Quando Tony a questi qui gli arrivi a Tony, gli leghi le scarpe, tutti i nomi le fa, gli leghi le scarpe a sta gente. A Tony, ma siete pazzi, ma l'avete visto giocare? Beto dai, da noi no, perché Beto è un attaccante da profondità, da squadra che gioca. Esatto. Beto lo vedrei benissimo alla Roma, Beto, da noi no. Nel Milan, nell'Inter, noi non giochiamo in profondità con la punta. La nostra punta, fin dai tempi di Vlahovic che diventò titolare, veniva a fare sportellate a centro. Oh, che cazzo! Quando lo dico io. Ma perché noi non possiamo inserirci su Scamacca? Scusa, che è lì la Roma che non sa se è in prestito con. Ma inseriamoci noi! Vagliela di. Ma, allora, io non lo so. Per me, adesso col fatto che sia anche mezzo spaccato, non diventa più una garanzia. Non lo so. E poi non è che abbia mai segnato così tanti gol, comunque, anche in Serie A. Tanti belli, ma non tanti. Ma è un bel prospetto, è un giocatore che con italiano. Quello sì. Però cioè, non sono convinto che migliorerebbe il reparto d'attacco. Io appunto te hai detto... Sì, dimmi Jack, vai. Ti dico una cosa, guarda, lo dico in tutta tranquillità, mi sono messo sdraiato sul divano. Ma levasseli dal pacco tutte e due, sia Cabral che Jovic, e intanto mi vado a prendere Nzola, che ha già fatto un percorso con due squadre, con italiano, dove lo Spezia ti deve dare più di 5 milioni di euro per Drongoski e per Zurkowski. Entrambi sono sul mercato ed entrambi hanno una clausola del 50% della futura cessione a favore della Fiorentina. Non lo paghi più 13-14 milioni, è capace che mi levo il 50%, mi devi dare i soldi per Drongoski e Zurkowski, è capace che con 6-7 milioni intanto te lo prendi. L'altro, ragazzi, là è un altro Cabral. Vi sto per far vedere una notizia di mercato, il tempo di prenderla ve la faccio. Dai, Locatore è arrestato per 6 anni.